Rieccoci insieme, amici all'ascolto. Stasera ospitiamo i Pancreas, band attiva sulla scena musicale punk italiana da oltre 20 anni. Stanno adesso per uscire con un nuovo disco, ma intanto c'è un singolo. Saluto Cippa, ciao e bentrovato qui a Radio Alfa. Ciao ragazzi, ciao a tutti. E allora parliamo subito del nuovo progetto, un disco che viene anticipato da un singolo, Il Mondo, una rilettura ovviamente del celebre brano di Jimmy Fontana con Piotta. Com'è nata questa idea? Ma guarda, perché abbiamo conosciuto Piotta tempo fa quando siamo andati a fare una cosa con la Rainbow Warrior di Greenpeace, c'era anche Zulu dei 99, sì. Eravamo tutti insieme e niente, è nata questa amicizia, ci sentivamo ogni tanto così, volevamo fare questa cosa Il Mondo, abbiamo pensato, detto chi è che potremmo chiamare come ospite, visto che ci sono molti ospiti nel disco, e ci è venuto in mente Tommy, che lui è molto romano, è molto italiano, ci piaceva utilizzare lui per fare questa cosa. Ecco, quindi il disco sarà pieno di altri brani classici italiani con altri ospiti. Esatto, ci sarà nuova ossessione dei Subsonica con Samuel, sotto pressione degli Africa Unite con Boon, un pezzo di Alberto Radius, grandissimo chitarrista della Formula 3 che suonava anche con Battisti, re degli anni 70, un altro, una rivisitazione di un altro suo pezzo, ci sarà Alteria che è una ragazza, è una VJ di Milano che canta con una grandissima voce, che abbiamo rifatto reality di Il Tempo delle Mele, la canzone famosa del Tempo delle Mele, e ci saranno un sacco di ospiti. E il disco Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti, insomma tantissimi. Il disco si intitolerà Radio Pancreas. Radio Pancreas, esatto. Che uscirà fra un mesetto circa, non vediamo l'ora che esce, perché siamo andati a suonare l'altro giorno, abbiamo già presentato i pezzi dal vivo e vedi la gente che diventa matta perché dice no, le voglio tutte canzoni. Poi c'è anche nel disco c'è un'escursione generazionale enorme, da pezzi degli anni 50 a pezzi dell'anno scorso, sì. Quindi ce n'è per tutti. Ecco, infatti, quindi i brani sono tantissimi, ovviamente belli, no? Come avete scelto quelli da inserire e quindi anche da rifare in qualche modo con il vostro ospite in questo disco? Guarda, noi avevamo già in mente questo progetto qualche anno fa, prima di Noblesse Oblige, il nostro ultimo disco, che è del 2012. Sì. Solo che non riuscivamo a trovare le canzoni giuste, anche perché noi abbiamo sempre fatto un certo tipo di testi, però sai anche tu, la canzone melodica italiana, più che amore, ti voglio bene, però tu mi lasci, io vado con quell'altro, però, e non sapevamo cosa fare. A un certo punto ci siamo impuntati, abbiamo cominciato con, cioè proprio la prima è stata Tirullo di Cartoni degli Schiantos, col grande Freak Anthony, che ha fatto l'ultima apparizione, l'ha fatta con noi, cantando con noi, poi purtroppo è venuto a mancare, e da lì abbiamo preso una strada, perché noi volevamo fare cosa facciamo, tutti i pezzi punk, però il punk lo facciamo già, ci vengono uguali a questi che abbiamo già. Poi facciamo i classiconi, e alla fine abbiamo detto le canzoni che nel corso degli anni ci sono rimaste in mente, che hanno un qualcosa che ci ricorda o concerti fatti assieme alle persone con cui abbiamo fatto le cover, una cosa e quell'altra, e da lì è stata veramente una cosa magica, perché abbiamo cominciato con Tirullo di Cartoni dagli Schiantos e da lì via una dopo l'altra sono venute queste canzoni, ed è molto difficile, perché già quando avevamo provato l'altra volta ci provavi, però non sentivi che era la cosa giusta, non venivano bene, ma qua bisogna rifare. Di solito nella musica è così, quando becchi la canzone o il testo giusto funziona da sé, e ci è andata veramente di un gran culo, possiamo dirlo. Perché ne abbiamo azzeccato una via l'altra. Poi la cosa bella è stata che a un certo punto abbiamo detto ma cerchiamo di coinvolgere gli interessati, gli autori, e se vogliono partecipare. C'è stata una risposta subito super positiva ed è andato tutto perfetto, anche con Tommy, Piotta, sì. Oh, ma ti va di fare sta cosa? No, non ci credo, uno dei miei pezzi preferiti. Cioè proprio che è andato tutto perfetto. Bene, e dicevi che avete già iniziato il vostro tour, poi toccherete varie città italiane con grande successo e suonerete i brani che poi saranno contenuti in questo disco, ma anche quelli vostri. Sì, facciamo dei pezzi, però abbiamo scelto, alcuni classici li dobbiamo fare per forza, perché se no non ci fanno scendere dal palco, ci chiudono dentro nel locale finché non li facciamo. Però abbiamo deciso di fare un po' dei b-side, sai, il lato B di quei dischi famosi che nessuno ascolta, che però non abbiamo, alcuni non li abbiamo neanche mai fatti dal vivo, li abbiamo leggermente riarrangiati e proponiamo anche canzoni mai fatte, sai, quando ci fanno prima fila, non la fate mai, almeno cerchiamo di accontentare
accontentare un po' tutti. E quindi tutte poi le informazioni, le date sono sui vostri canali internet, giusto? Certo, Cippa? Sì, ormai c'è anche il sito, però Facebook ormai la fa da padrone. Certo. Che anche perché puoi avere un colloquio immediato con l'utente, una cosa che anche sul telefonino adesso da ovunque sei, sì, ti puoi sapere vita e morte e miracoli di tutti. Sì, infatti. Che cosa vi dicono i fans? C'è una cosa particolare che magari vi hanno raccontato, vi raccontano, vi ispirano anche magari con le loro frasi? Vabbè, ci fa riflettere un sacco, perché tante volte vedi magari lo stesso fan che uno ha una visione di una cosa, uno di un'altra, che sì, è veramente l'opposto. E allora noi cerchiamo un po' di... Poi sai, noi tanti anni che suoniamo, abbiamo quella parte di fans che dicono dovete fare i dischi come i primi, quelli nuovi non mi piacciono. Ci sono quegli altri che dicono no, quelli nuovi sono più belli, e quegli altri... Quindi sei sempre lì a giocare, però abbiamo deciso a un certo punto che ce ne sbattiamo, tra virgolette, e ormai possiamo fare quello che ci piace, perché troverai sempre quello che ti dice bello, però quegli altri, sì, quell'altro che dice no, quelli là sono più belli. Quindi no, cerchiamo, allora questo disco abbiamo un po' sorpreso un po' tutti, anche con questo singolo Il Mondo, sì, fatto dai Pancras. Infatti ho visto un commento su Facebook, ma siete sicuri che siete... e noi ci divertiamo un sacco. Bene, così deve essere, la musica serve anche e soprattutto a questo. Bene, per forza. Io ringrazio i Pancras per essere stati con noi oggi. Ovviamente ci salutiamo, Cippa, con questo brano bellissimo riarrangiato Il Mondo con Piotta. Ok, io saluto tutti e ci vediamo presto. Se passiamo da quelle parti, venite al concerto. Qual è quella cosa che gira e che non si è fermata mai? Gira, gira. Senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Un mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo, e sono niente accanto a te. Sempre il giorno, ed il giorno verrà. Gira mondo, basket fest, rap, reggae, no, no sound check, punk, rea, sfida mea, gire come Dolce con Dulcinea, strega mio dea, Miss Orchidea, combatto mulini firmati Ikea, Billy Tundra, Eric Hullack, l'arte e la fuga, Sebastian Bach, partenza, arrivo e il mismo lugar, riparto da un'altra nuova città, amore come fuck, toy, boy, amore con chi vuoi, forever noi, amore one night, come a San Lorenzo, Parabiago, pare Santiago, mondi imago, ogni luogo in cui vado, mi casa e stu casa, firmato Tommaso. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me.